Amici di Più3, benvenuti in diretta col nostro ultimo appuntamento per quest'anno del giovedì sera. Un appuntamento che quest'anno ha tenuto compagnia a tanti fantallenatori perché siamo riusciti ad unire il discorso relativo al fantacalcio e quello riguardante i giovani, come attraverso la partecipazione alle nostre dirette di Mondo Primavera, in particolare di Simone di Mondo Primavera, che ci ha raccontato quelli che sono stati i migliori e più interessanti giovani presenti in Serie A. Abbiamo affrontato anche logicamente tanti argomenti che potevano interessare i fantallenatori, perché non dimentichiamo che in ogni fantallenatore è nascosto un talent scout e chi migliore di Simone di Mondo Primavera ci può raccontare i giovani presenti in Serie A. Ciao Simo! Ciao Pietro, purtroppo ho sentito l'ultima puntata e mi è scesa un po' la lacrimuccia. Ma dalle ceneri di questa nostra trasmissione che è andata avanti un anno, nascerà una nuova trasmissione, magari anche quest'estate, magari all'inizio del prossimo campionato, ancora ricca di appuntamenti, ancora migliore rispetto a questa. È stato un bell'anno quello vissuto insieme, che dici? Sì, perché abbiamo parlato di tanti giovani e abbiamo potuto comunque parlare a 360 gradi di quelli che sono i giovani, di molti quelli che sono in Serie A e che magari hanno potuto fare anche il salto. Qualche primavera, abbiamo parlato di qualche primavera, di qualche ragazzo che l'anno scorso comunque si stava ancora affacciando al calcio dei grandi, mentre quest'anno ha avuto modo di fare l'exploit, no? Penso magari a Raspadori, penso a Vlahovic, penso a Pobega, insomma, tanti ragazzi che si sono affacciati molto bene alla Serie A. Quindi, sicuramente, come detto, è stato un anno molto interessante e speriamo che il prossimo lo sia altrettanto, anzi, sperando che sia sicuramente meglio. È quello che un po' voi fate, voi di Mondo Primavera, fate da tanti anni, e cioè vedere crescere dei ragazzi che poi ad un certo punto abbandonano perché iniziano a camminare con le loro gambe, se vogliamo fare questo parallelismo. Vanno tra i grandi e quindi abbandonano quello che appunto è il Mondo Primavera. Attraverso questa nostra diretta di Fantacalcio e quindi con Più3 abbiamo dato continuità al vostro lavoro settimanale. E abbiamo dato anche visibilità a quei ragazzi che dal mondo della primavera sono passati in Serie A. E anche oggi con la nostra top 10 ne abbiamo tanti da raccontare, alcune con grandi sorprese. Esatto. Sì, sono tanti ragazzi che sono passati tramite Mondo Primavera, specialmente dal 96-97 in su. Bene o male, li conosciamo quasi tutti quelli che sono in Serie A. Quindi, insomma, è anche bello poterli vedere varcare le soglie di stadi importanti dopo averli visti nei campi qua di provincia e averli raccontati, averli anche commentati, averli anche Vissuti proprio. vissuti, sì, esatto, con qualcuno, esatto, ne era nato anche un bel rapporto. E insomma, poi chiaramente le strade è giusto che si dividano e sono contento comunque per i tanti ragazzi che sono arrivati in Serie A, insomma, mi fa piacere e spero che ce ne siano sempre di più. E il bello del mix tra Mondo Primavera e Più3 è che riusciamo tranquillamente a passare da i ragazzi o che giocano in Serie A oppure ragazzi che giocano ancora anche quest'anno in primavera e si preparano ad affrontare bene o male le finali di questo campionato interessantissimo, a domande relative proprio al fantacalcio. Allora perché non dare voce subito, Simone, ad anni 90 che ci ha fatto una serie di quesiti e credo che abbia voglia di schierare l'ultima formazione perché secondo me ha da vincere qualcosa anche lui. Sì. Qui segna subito Cragno o Szczęsny Buffon. Szczęsny Buffon, tra l'altro, con Buffon che ha fatto una partita sontuosa ieri in Coppa Italia e potrebbe essere davvero la chiusura di una carriera, anche se vuole ancora giocare, sembra che voglia ancora giocare, degna di un campione che ha raggiunto Maldini come numero di trofei vinti in carriera. Eh sì, diciamo che alla sua età non era semplice, però sta battendo qualsiasi record, quindi ormai che si può dire di Buffon? Insomma, ne sono state dette di tante, tante cose su di lui, è inutile forse aggiungere qualcosa. Insomma, io tra i due Cragno o Szczęsny Buffon è una scelta difficile, perché comunque sono due partite che non hanno niente da chiedere. Forse sì, la Juve deve La Juve vincere,
ancora per la Champions. Deve vincere per la Champions, sì, però credo che giocherà Szczęsny, quindi metterei lui come secondo panchinaro Buffon. Perfetto. E invece in difesa con Ferrari del Sassuolo, Di Lorenzo del Napoli, Augello della Sampdoria, Toloi dell'Atalanta, grande match contro il Milan. Sai, adesso ti dico, e Biraghi, l'ultimo dei suoi difensori. Tra l'altro ti volevo dire questa cosa che non dico che mi ha fatto ridere, però un po' mi ha fatto pensare. Juve ieri che ha vinto contro l'Atalanta in Coppa e adesso che dipende dall'Atalanta, che sfida il Milan, per vedere le sorti, forse ancora più importanti dal punto di vista economico, del suo accesso in Champions League rispetto a una Coppa Italia. Tra l'altro un'Atalanta battuta dal suo ex Kulusevski, no? Perché con le assist, insomma, Kulusevski, il nostro e mito, il nostro idolo. finalmente è stato messo nel suo posto e nel suo posto ha fatto la miglior partita forse da quando è alla Juventus, Un quindi gol e un assist in una finale. e che assist, insomma, ha fatto veramente una gran partita, infatti ci pensavo proprio ieri, come è stato messo nel suo ruolo da esterno comunque. Giocatore che si accentra per raccogliere il pallone e mandare in porta i compagni, ha fatto veramente una partita incredibile. Vero. Quindi c'era anche quest'altra chiave di lettura. Per quanto riguarda le partite, non sono scontate per nulla. Atalanta-Milan, è un bel segno 1x2, cioè, da scommessa proprio tripla, perché è veramente impossibile dire come finirà. Il Milan fuori casa ha raccolto molti punti. È anche vero che l'Atalanta comunque in casa è una macchina quasi perfetta, insomma, difficile, difficile. Tornando ai consigli, io mi giocherei sempre quelli che hanno una partita comunque da giocare, nel senso, quindi in questo caso anche un Ferrari in Sassuolo-Lazio potrebbe essere un'ottima alternativa. E Di Lorenzo a me piace nel Napoli. Di Lorenzo anche nel Napoli, che anche il Napoli è costretto a vincere per essere sicuro della Champions, quindi assolutamente io direi quei due. A centrocampo invece che sì, McKennie e Zaccagni, con un Zaccagni che ha fatto incavolare a dir poco tutti i fantallenatori nella seconda parte di stagione, tanto quanto li avevi fatti innamorare nella prima parte. Sì, ha avuto un calo inaspettato perché per come aveva iniziato si pensava potesse essere una stagione ben più rosea anche nel girone di ritorno, invece purtroppo ha avuto questo calo che non si sa a cosa sia dovuto, insomma. Io sono dell'idea che ho detto prima e dico che sì, McKennie comunque in ogni caso. E ultimo in attacco Messias Shomurodov o Orsolini, con questo Shomurodov che soprattutto nell'ultima parte di stagione qualche gollettino interessante l'ha fatto. Sì, infatti punterei ancora su di lui. Potrebbe essere l'occasione anche per nell'ultima giornata di poter giocare titolare, visto che nell'ultima era partito dalla panchina e come sappiamo Ballardini comunque gira sempre il suo attacco. Potrebbe stavolta partire titolare, quindi io lo rischierei e proverei lui. Mi è scappato un sorriso perché guardando i vari commenti è arrivato anche quello di Roberto Ruscone. Non so se amico tuo o amico mio non credo, però insomma, se vuole Sì. diventare lo faccio volentieri. Dice: che capello! E visto che anch'io ce l'ho abbastanza voluminoso, però penso si riferisca più che altro al tuo. Io non lo vedo il commento, Tu però lo conosci non... Roberto Ruscone? sì, certo. Allora è per te, è tutto per te. Che capello! Non mi è arrivato il commento, però ho visto solo che ci ha salutato, che risaluto chiaramente Roberto. Però non mi è arrivato l'altro commento del capello. Vabbè, arriverà prima o poi mi si caricheranno anche i Lo commenti. vedrai. E intanto abbiamo la nostra fidatissima Raffaella Campoli che dall'ottimo punto di vista della SPAL, lei ci chiede il classico pronostico per SPAL Fiorentina della prossima giornata di domani. E intanto contraccambiamo l'abbraccio a Raffaella. Sì, salutiamo Raffaella che è sempre presente con noi, quindi ci fa molto piacere. Veramente. E l'unica cosa è che mi chiede sempre i pronostici, che io non sono adatto per i pronostici, quindi
Guarda, la Fiorentina sta andando veramente molto male in questa parte di campionato. Il Pal viene dalla sconfitta contro il Milan in casa, un po' inaspettata anche, e quindi potrebbe essere l'occasione per rifarsi, insomma, per rilanciarsi nelle zone alte, insomma. Quindi è una lotta serrata quella dei playoff e dei primi due posti, e quindi la Spal per cercare di restare lì deve vincere assolutamente. Quindi vedo la vittoria della Spal in E questo weekend. sarà contenta anche Raffaella, insomma, del tuo punto di vista. Sol Cop ci chiede un difensore scelta tra Gym City e Martinez quarta. Bella, bella scelta. Martinez quarta era in difficoltà all'inizio della stagione perché logicamente doveva ambientarsi al nuovo campionato, ma alla fine ha trovato posto, soprattutto forse con Prandelli piuttosto che con Iachini. Iachini forse gli ha sempre preferito Igor per dire nella difesa. Esatto. Gym City invece è una sicurezza nell'Atalanta. Sì, io andrei con Gym City, anche per il semplice fatto che non avendo giocato ieri o è entrato comunque dopo, potrebbe partire titolare contro il Milan, e quindi schiererei lui, ecco, più che Martinez quarta, che potrebbe anche non giocare. Un saluto a Jacopo Pulusella, che è un nome, un cognome ovviamente noto sia a me che al mondo Primavera. E ringraziamo di seguirci così spesso e volentieri. E poi andiamo da Jalil Solenero che ci dice: sto in difficoltà e allora adesso andiamo a cercare quelle che sono le sue richieste. Appena ci scrive, ovviamente risponderemo. Tanti amici che partecipano e che salutiamo. Intanto c'è Samuel Sirianni, da interista vorrei via Pinamonti e dentro Esposito. Questa è una bella chiacchiera che si può aprire anche perché ti dico. Dal mio punto di vista, Pinamonti, pur avendo giocato poco, ha già dimostrato in Serie A di valere la categoria. Ha bisogno, secondo me, semplicemente di un po' di regolarità, della possibilità di avere un allenatore che gli dia fiducia e che gli dia la possibilità di giocare con continuità. Ha fisico, ha fiuto del gol, l'ha dimostrato per dire nell'ultima partita in cui ha giocato nell'Inter, è entrato in pochi minuti e ha segnato contro l'Udinese, se non ricordo male. Io La sono uno Sampdoria. dei. La Sampdoria, scusami, hai ragione. Sono uno dei sostenitori di Pinamonti, nonostante abbia visto veramente poco il campo quest'anno. Esposito, tu per primo me l'hai raccontato, giocatore veramente di grandissima qualità e che, nonostante le difficoltà con la Spal, a Venezia ha dimostrato il suo valore. Sì, sono d'accordo con quello che hai detto su Pinamonti. Lo vedo comunque più pronto anche a livello fisico, nonostante comunque anche Esposito l'anno scorso abbia avuto modo di giocare in Serie A e di far vedere anche le sue qualità nell'Inter quando è stato chiamato in causa da Conte. Guarda, io sono dell'idea, visto che parliamo di giovani, di portarli entrambi all'Inter. È chiaro che non sarà mai così per la prossima stagione. Però bisogna anche pensare alle caratteristiche dei due giocatori, quindi Pinamonte è più una prima punta, mentre Esposito potrebbe giocare più come un Lautaro Martinez, come un Sanchez. Quindi insomma, già in squadra hai due giocatori del genere, ti manca appunto un vice Lukaku, cosa che anche l'anno scorso mancava, e quindi è più probabile resti Pinamonti più che un ritorno di Esposito. Cioè, io lo leggo anche un po' in questa chiave. Chiaro è che dovrebbe trovare più spazio, però, perché un'altra stagione come questa, secondo me, gli serve a poco a Pinamonti. Insomma, bisogna giocare e di trovare il campo per migliorarsi, per crescere e per far vedere che comunque anche lui può valere la Serie A, nonostante le due stagioni con Frosinone e Genoa. Sì, se non ricordo male, però vado a memoria, ha fatto più o meno 5 gol a campionato con Frosinone e Genoa. Io vado, ripeto, a memoria. Quest'anno Conte ha detto per lui è stato come andare all'università perché si è allenato con grandi campioni e sono d'accordo con te nel dire che una stagione ci può stare, due no. A questo punto lui deve andare a giocare e dopo l'università deve andare a lavorare, se vogliamo metterla così, Sì. trovare il posto di lavoro fisso e iniziare a macinare gol su gol perché quello lo sa fare bene. Esposito, non lo so se secondo te può fare un percorso simile.
ha fatto un po' di gavetta, adesso ritorna all'Inter, si fa la sua università, però io credo che abbia anche lui bisogno di giocare un anno in una piccola in Serie A, credo che possa essere la soluzione migliore per Esposito. Sì, sono d'accordo. Io penso che poi il suo percorso sarà questo, sarà quello di restare comunque, penso, in Serie A in prestito e di farsi il suo campionato in una squadra comunque di medio-bassa classifica, come, o addirittura restare al Venezia qualora dovesse, salire in Serie A, quindi poter continuare il percorso fatto qui negli ultimi 6 mesi a Venezia, però sono d'accordo che ha bisogno anche lui di un prestito, di un altro po' di gavetta per crescere e per farsi comunque trovare pronto alla prossima chiamata dell'Inter, insomma, la vedo un po' così e la stessa cosa Pinamonti, cioè, se dovesse restare veramente all'Inter l'anno prossimo mi aspetto però molte più partite rispetto a quelle viste quest'anno. Ha trovato un bel allenatore a Venezia, con Zanetti, che insomma è uno che ci sa lavorare con i ragazzi. Sì. Infatti poi Venezia lo ha voluto, alla Spal comunque era anche chiuso da davanti, comunque la Spal aveva tanti, tanti nomi, insomma, quindi era un po' chiuso. A Venezia invece ha trovato comunque anche la fiducia, come hai detto tu, di un allenatore che ha creato un bel gruppo. E anche quello è importante per inserirsi, secondo me, soprattutto per un ragazzo giovane, trovare un gruppo unito. Perché quando giochi, poi quando sei in campo, riesci a trovarti anche con i compagni, anche se dovessi giocare un po' meno, no? Visto la giovane età. Però sì, ridico quello che ho detto prima. Cioè, penso che se Venezia dovesse venire in Serie A, è giusto che lui continui a Venezia la stagione in Serie A e possa farsi la stagione. Non dico da titolare, perché chiaramente tutta la stagione titolare sarà difficile, però comunque tre quarti delle Non so partite. se mi sono bloccato io, se si è bloccato Simone. Mi senti? Andiamo? Io ti sento, sì. Bene, 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 bene. A furia di chiacchierare di giovani e anche in un certo senso di fantacalcio, ci stiamo perdendo un sacco di domande e soprattutto la nostra top 10, che è il classico motivo per cui facciamo la nostra diretta. Quindi adesso cerco di accelerare anch'io e di non perdermi in troppe chiacchiere. Sol Cop ci diceva, Gym City era in dubbio perché non vorrei avere troppa Atalanta in campo con Mele, Miranchuk, Zapata e Muriel. Allora, secondo me di questi quattro potrebbero giocarne tre. Miranchuk, secondo me, non gioca titolare contro il Milan. Quindi ci sta un Gym City in più. Tu che dici? Sì, toglierei Miranchuk, poi chiaramente bisogna vedere chi ha nel centrocampo, perché se non ha altri che giocano è costretto voi magari a mettere Miranchuk, però sì, sono d'accordo, toglierei Miranchuk e metterei Gym City. Jalil Solenero ci dice: ho dimenticato Belotti, però non abbiamo visto altri giocatori. Quindi mi raccomando, se vuoi dei consigli, o ci scrivi adesso sotto la nostra diretta, oppure ci scrivi in direct a noi di Più3 o a Mondo Primavera, perché come hai visto sono molto preparati anche loro per quello che riguarda il fantacalcio. Andiamo direttamente, caro Simone, alla nostra top 10, altrimenti non riusciamo a finire. Abbiamo solo 8 minuti e poi sforiamo. Andiamo coi tempi supplementari questa sera, visto che è l'ultima puntata. Andrei subito col numero 10, che è un giovane difensore che da quando è arrivato, da quando è cambiata la guida tecnica del Cagliari, adesso non mi viene Semplici, non mi veniva il nome. Da quando è arrivato Semplici ha trovato sempre più posto. Carboni contro il Genoa può essere una mossa azzeccata, numero 10 della nostra top 10. Sì, una sorpresa perché penso sia la prima o la seconda volta, forse che lo mettiamo in top 10, la seconda. Però è un ragazzo che nelle ultime giornate ha fatto vedere grandi cose, non solo nelle ultime giornate, già aveva fatto vedere comunque di poterci stare in Serie A nelle ultime partite, però ha fatto veramente delle ottime prestazioni. E anche a Milano contro il Milan comunque ha difeso molto bene nonostante lo strapotere offensivo del Milan e quindi merita la conferma anche nella nostra top 10. Nome nuovo invece, perché a memoria forse solo proprio all'inizio avevamo utilizzato questo giocatore del Parma, c'è Somme, che a noi piace tanto perché ha qualità, piede, ha gamba.
Però insomma l'avevamo visto uscire dai radar dell'allenatore del Parma, prima con Liverani e poi con D'Aversa, e adesso lo riproponiamo contro la Sampdoria. Sì, non ha mai trovato tantissimo spazio, però ultimamente un po' per gli acciacchi di altri, un po' perché comunque vabbè, la stagione del Parma è ormai finita da diverse giornate, D'Aversa lo ha riproposto, ha segnato, è andato vicino altre volte a segnare, non è un giocatore che segna tantissimo, però nelle ultime partite ha dimostrato comunque di sapersi inserire. E anche per questo io penso che l'ultima partita... Il Parma gioca in casa con la Sampdoria, giusto? No, gioca là, gioca a Genova. Gioca a Genova. Vabbè, comunque l'ultima giornata penso che possa essere anche un motivo in più per il Parma per non chiudere all'ultimo posto e quindi cercare la vittoria e gettare quel cuore all'ultima partita per non arrivare ultimi, via, che è l'ultima consolazione che si può Dell'anno. fare, dell'anno che si può fare ai tifosi, insomma. Quindi ho puntato su di lui perché nelle ultime partite, comunque, nonostante il Parma ha trovato delle sconfitte, lui non mi è dispiaciuto. Quindi anche lui è una conferma per le prestazioni fatte nelle ultime partite. Ci abbiamo puntato invece spesso sul veronese Ilic, un po' per il fatto di essere veramente polivalente, a centrocampo e anche più avanti sa giocare ovunque. L'abbiamo messo forse un po' basso all'ottavo per il semplice fatto che gioca una partita veramente difficile per le ambizioni delle due squadre, per la carica delle due squadre contro il Napoli. Sì, esatto, messo lì solo per la difficoltà della partita, poi perché il Napoli diciamo che si gioca la stagione, mentre il Verona è sostanzialmente salvo e privo di obiettivi. Quello che ho visto io, dalle probabili formazioni, dovrebbe giocare trequartista, quindi motivo in più per azzardare comunque una scelta come Ilic, perché come detto già tante altre volte... È un giocatore che sa inserirsi, ha un ottimo tiro da fuori e ha grandissima qualità, quindi sulle tre quarti potrebbe fare ancora più male rispetto a quando magari gioca nei due dietro. Oh Simone, abbiamo delle belle domande poi a cui rispondere, però intanto adesso andiamo avanti con la top 10 e poi andiamo da Samuel e da Jalil. Io il numero 7, te lo mi porto avanti, te lo chiamo già Peruzzi, perché ho letto notizia delle ultime ore, degli ultimi giorni, che il suo procuratore, il padre del procuratore, lo vuole adottare. Quindi io lo chiamo Peruzzi e tu invece lo chiami? E Darboe, ancora lo chiamo Darboe, dai, perché Ok, è più facile riconoscerlo adesso, dai, in questo è momento, vero. però sì, la notizia è uscita in questi giorni, quindi probabilmente cambierà cognome. E, che dire, è una Questa è la novità, vera novità di questo, infatti. è una vera new entry, guarda, io l'ho messo per un motivo. In primavera ha segnato diversi gol, si sa inserire, è un ragazzo che ha anche grandi qualità, oltre che alla fisicità e allo spezzare il gioco, come abbiamo visto in queste partite. La Roma si gioca il settimo posto, quindi deve comunque attaccare, deve essere la squadra con il possesso e deve andare a cercare di portare quanti più uomini possibili verso l'area di rigore per vincere la partita. E come dicevo prima, Darboe sa inserirsi molto bene, quindi prevedo un più 3 di Darboe in questa Anche partita e me lo auguro per lui perché se lo meriterebbe. io. Nel suo campionato primavera e comunque come caratteristiche, è più un incontrista o uno di quelli alla Pobega, magari uno capace di inserirsi e di andare a segnare? Quali sono le sue caratteristiche principali? Beh, lui nella Roma gioca nei tre, quindi gioca come mezzala, quindi ha più libertà di sganciarsi e inserirsi avendo qualcuno dietro che comunque gli copre le spalle. Come dicevo prima, è un giocatore che ha veramente tanta corsa e tanta fisicità, recupera una marea di palloni, veramente vedere le partite della Roma primavera. Cioè è dappertutto, è un po' come Kanté, corre, 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 cioè, come diceva Ranieri, lo troverò che si farà il cross e andrà a prendere la palla di testa, uguale
È da robot, è veramente è ovunque. È ovunque e con la primavera ha dimostrato anche di sapersi inserire perché nelle partite che ha giocato, soprattutto all'inizio campionato, aveva fatto 5-6 gol, quindi non pochi. Per un Vero. centrocampista, dico, eh. Dalla Roma passiamo alla Lazio perché il nostro numero 6 è Traoré che gioca proprio contro la Lazio. Due squadre, forse più la Lazio. Il Sassuolo spera ancora, secondo me, di beccare un ultimo posto in Europa. Sì, diciamo che deve sperare nella sconfitta della Roma e deve vincere a sua volta per appunto scavalcare i giallorossi e portarsi al settimo posto, che vorrebbe dire la Conference League. Esatto. Quindi proprio per questo ho messo Traoré, oltre al fatto che comunque è un giocatore che, come abbiamo sempre detto e come ho sempre detto, è un giocatore che mi piace tantissimo. Penso che il Sassuolo abbia più stimoli rispetto alla Lazio di giocare questa partita e quindi fuori una partita interessante, specialmente per la zona offensiva neroverde. E Traoré comunque sappiamo che sa far male o con gli assist o con i gol, quindi è un giocatore che si deve mettere per forza anche quando parte dalla panchina. Festa del gol anche in Genoa Cagliari e quindi per il nostro numero 5 Scamacca. Sì, anche se vive giorni un po' particolari, vista la notizia che era uscita appunto ieri o l'altro ieri, Del padre. inaspettata, francamente, anche perché comunque è tanti anni che lui non è più a Roma, quindi francamente fatico anch'io a pensare come mai possa aver agito in questo modo e soprattutto dopo tantissimi anni, cioè me lo sarei aspettato più magari dopo la cessione qualche anno fa, piuttosto che adesso, però vabbè, non entriamo nel merito perché non conosco la vicenda. Però Scamacca, parlando di Scamacca, il giocatore del Genoa, insomma, parliamo di un ragazzo veramente interessante. Lui è di proprietà del Sassuolo, quindi l'anno prossimo potrebbe tornare a Sassuolo e restarci, anche qui dipenderà anche molto da quale sarà l'allenatore e da quali saranno anche le richieste per Scamacca, perché comunque penso che ci saranno tante squadre che vorrebbero avere Scamacca nella propria rosa in Serie A. L'ultima giornata potrebbe giocare titolare, visto che comunque come abbiamo detto tante volte, Ballardini ha sempre fatto girare i propri attaccanti e credo che nell'ultima partita sia partito in panchina, però potrebbe giocare titolare, questa è l'ultima, insomma, quindi potrebbe anche dare più spazio Ballardini a giocatori che hanno giocato un po' meno durante la stagione, vista anche la tranquillità della partita, e venirne fuori appunto una partita con gol, insomma, visto che entrambe le squadre sono salve e non hanno altri obiettivi, ecco. Chi ha giocato titolare nelle ultime partite nel Milan invece è stato Brahim Diaz, che forse ha dato quel cambio di passo proprio alla squadra di Pioli. Ecco perché è al quarto posto, nonostante la difficoltà della partita a Bergamo contro l'Atalanta. Sì, nell'ultima partita ha fatto molto bene Diaz. Quindi è un giocatore che ha dimostrato di essere in crescita e di essere in forma. Quindi contro l'Atalanta potrebbe anche trovare quegli spazi che potrebbero far male appunto ai nerazzurri. E anche per questo abbiamo pensato di inserirlo nella top 10 in un posto così in alto. Insomma, è vero che l'Atalanta si giocherà la partita, come ha detto anche Gasperini. Però è anche vero che il Milan ha quello stimolo in più di voler arrivare in Champions a tutti i costi, quindi potrebbe essere uno stimolo in più anche azzardare Diaz. E mentre saluto con tutto cuore We Are Serie A e lo ringrazio di seguirci, io ti sparo i tre nomi della top 3, che sono i tre nomi che i nostri amici potranno scegliere all'interno delle storie che poi faremo nella giornata di domani e attraverso i quali riusciranno a vincere i nostri sconti. Devono indovinare chi tra questi tre riuscirà ad avere il punteggio, il voto in classifica migliore, compresi bonus e sottratti malus. E i nomi sono Pinamonti dell'Inter contro l'Udinese, Kulusevski della Juventus contro il Bologna e ovviamente Vlahovic della Fiorentina contro il Crotone al numero uno. Una motivazione Diciamo, per cui te li sei messi sul podio, per ognuno. senti Pietro? Adesso sì, adesso sì. Ok, no, perché mi era andato un attimo via la connessione. Parto dal primo, non poteva mancare nell'ultima giornata
della top 10, anche se il mio fantacalcio ormai è finito, purtroppo perché sono stato eliminato dalla Coppa, però comunque Vlahovic merita comunque il podio e il primo posto per quanto fatto vedere nel corso della stagione. Quindi Crotone-Fiorentina sicuramente vale la pena metterlo. Sugli altri due ho voluto azzardare Pinamonti, perché comunque essendo l'ultima partita in casa, Conte potrebbe concedergli anche più spazio e come dicevamo prima lo meriterebbe. E come dicevamo sempre prima, la scorsa partita che ha avuto modo di giocare contro l'Udinese ha anche segnato, quindi perché non ripetersi contro l'Udinese? Mentre il terzo, mi sono un attimo scordato, abbiamo detto? Kulusevski, Pinamonti e Vlahovic, che sì, tutti e Kulusevski. tre. A Kulusevski, perdono. Kulusevski è un giocatore fenomenale. Cioè, io l'ho sempre ammirato, ho sempre detto che per me è un giocatore fantastico e ieri sera lo ha puntualmente dimostrato e spero si possa ripetere anche domenica. Più che altro per lui, non un tifo Juventus, quindi è premessa questa. Però spero per lui che si possa ripetere perché anche lui, come Pinamonti, come altri giovani, meriterebbe comunque parole migliori di quelle che ha vissuto nell'ultimo periodo. E già che parliamo di giocatori offensivi, aiutiamo Jalil con tre attaccanti tra Belotti, Simi, Joao Pedro, De Frel, Shomurodov e Muriel. Muriel lo mettiamo? Sì. Io metterei Muriel, Shomurodov. E poi è difficile perché, allora, a condizioni normali, se non fosse l'ultima giornata, metterei Belotti, Simi, Joao Pedro per le partite che ci sono. Difficile, io metterei Simi perché probabilmente è quello che tra gli attaccanti che ha forma. Simi, Simi, Shomurodov e Shomurodov Muriel per per... metterei Jalil. Ok, questi. è giudicato. E chiudiamo con la domanda che tanto mi piace perché si parla di giovani talenti, con Samuel che ci dice: concordo con le vostre considerazioni. Volevo dirvi che un talento come Pirola dovrebbe essere più utilizzato per poi fare un percorso come quello di Bastoni. Voi che ne dite? Bastoni ha fatto veramente la differenza venendo a giocare a Parma o comunque facendosi il suo anno a Parma e poi valorizzato alla grande nell'Inter. Pirola è un altro giocatore con caratteristiche forse fisiche diverse, ma con altrettanto talento? Sì, è un giocatore di cui si parla molto bene e di cui si parlava molto bene già nel settore giovanile, quando era settore giovanile dell'Inter. Adesso quest'anno ha avuto modo di potersi confrontare nel mondo dei grandi, parliamo sempre di un 2002, quindi è giovanissimo. È andato a Monza, ha avuto il suo spazio, magari non ha giocato tantissimo, però ricordo le parole di Conte a inizio anno quando si parlava della cessione di Pirola. E lui si era opposto inizialmente alla cessione, poi chiaramente ha valutato e ha detto meglio fargli fare le ossa in prestito piuttosto che magari tenerlo qui e non farlo giocare. Allora lui è un mancino, quindi sostanzialmente potrebbe essere anche una valida alternativa a Bastoni, no? Però torno dell'idea quanto detto prima. Per me dovrebbe farsi un anno ancora fuori, per poi dimostrare all'Inter che può valere comunque un posto nella rosa. Quindi un po' come ha fatto Bastoni, insomma, una stagione in Serie A e poi il rientro alla base. Simone, credo che non ci poteva essere finale migliore per questa nostra prima annata insieme Mondo Primavera più 3, perché abbiamo parlato proprio con Grazia Pirola di un giovane talento che, chi lo sa, magari potrebbe diventare una di quelle scelte low cost che possono fare la differenza anche per i fantallenatori. Quindi abbiamo riassunto all'interno di una risposta quello che è stato il nostro intento durante questa annata che abbiamo vissuto insieme. Io lo faccio tutte le settimane, ma questa volta lo faccio ancora più di cuore perché è stato un vero piacere condividere con te il giovedì sera. Abbiamo parlato di tante bellissime cose, abbiamo creato anche dei giochi per coinvolgere i nostri amici. Non voglio andare oltre perché altrimenti anche a me viene la lacrimuccia giù dagli occhi. Però ricordiamo a tutti che non scappiamo e ritorniamo sicuramente
con altre idee, nuove proposte, anche magari già a partire da quest'estate. Quindi grazie Simone di Modo Primavera di essere stati con noi di Più 3 quest'anno. No, Pietro, sono io e siamo noi di Mondo Primavera che ringraziamo te, insomma è stato un piacere. Lo sai che quando si parla di calcio, si parla di giovani, noi siamo sempre pronti e collaborativi, quindi mi ha fatto molto piacere anche a me passare questi giovedì sera e poter parlare di giovani, anche di alcuni giovani che magari si sono sentiti poco, quindi anche far conoscere qualche giovane in più rispetto a quelli che già giocano in Serie A. Perché è un mondo un po' inesplorato, no? Per tanti, quindi dar modo e dar visibilità a questo campionato per noi è stato assolutamente importante. E, come dicevi tu, sicuramente torneremo. Ci sarà un periodo di no dirette, appunto, per prepararci e per ideare nuove dirette, nuove cose interessanti da poter proporre anche quest'estate, cosa che mi farà molto piacere fare. Perché, come ti ho detto, mi sono trovato molto bene e ci sono tanti giovani di cui si può parlare ancora, quindi qualche sorpresa, qualche chicca per la prossima stagione, quindi sicuramente torneremo e torneremo con idee molto interessanti. Grazie Simo, grazie a tutti voi che ci avete seguito e mi raccomando, continuate a seguire sia www.mondoprimavera.com che ovviamente più 3, più in lettere, 3 in numero.it per quello che riguarda il fantacalcio. È un arrivederci, ciao Simo, a presto! Ciao Pietro, alla prossima, quando sarà, ovviamente, e un saluto e saluto tutti. Ciao, Ciao ciao. grazie.